Ora analizziamo Le Origines. È la prima opera storiografica in latino e fu scritta da Catone in tarda età, a partire dal 170 a.C. L'opera era suddivisa in 7 libri ed era caratterizzata da una narrazione cronologica libera, e cioè era una narrazione per temi, e non era basata sulla successione annuale degli avvenimenti, come nell'annalistica. Ci rimangono 125 frammenti, metà dei quali sono relativi ai primi 2 libri. Come avevano già fatto Fabio Pittore e Nevio, Catone si soffermò sulle origini mitiche di Roma e poi sulla storia più recente, trascurando la prima età repubblicana. Ma in Catone c'è una novità, e cioè egli narra anche la storia delle popolazioni italiche. E infatti il titolo dell'opera, Origini, anticipa appunto che si parlerà non solo di Roma ma anche delle altre città. L'interesse per l'Italia si spiega con il fatto che all'epoca di Catone la penisola era ormai completamente sottomessa ai romani, e questo è anche uno dei motivi per cui Catone scrisse la sua storia di Roma in latino. Le popolazioni italiche ormai parlavano latino e non c'era più alcuna ragione di propagandare le gesta dei romani in greco. Mettiamoci anche il nazionalismo di Catone, convinto della supremazia di Roma e dunque del latino. Una particolare caratteristica dell'opera è che Catone non cita alcun nome proprio, narrando le imprese di valorosi uomini, perché Catone era ostile al crescente personalismo della politica romana e così si limitò ad indicare la carica ricoperta dai vari condottieri. Unica eccezione, Catone la fa con Quinto Cedicio, un oscuro e dimenticato tribuno che fece un gesto eroico durante la prima guerra punica, e cioè nel 258 a.C. in Sicilia si offrì per una manovra diversiva disperata, e cioè di occupare un'altura con 400 uomini destinati al massacro per consentire alle legioni romane di uscire da una posizione rischiosa e sfavorevole. Catone paragona questo gesto a quello che fece lo spartano Leonida alle Termopili durante la seconda guerra persiana, e chi conosce la storia greca o semplicemente ha visto il film 300 si ricorderà di questo episodio. Catone lamenta il fatto che mentre Leonida in Grecia fu onorato per il suo valore, questo tribuno romano fu praticamente dimenticato e poca lode gli rimaneva in proporzione a quanto aveva fatto. Ora vediamo come erano strutturati i 7 libri delle Origines. Nel primo libro erano narrate le origini mitiche di Roma, dalla fuga di Enea da Troia alla fondazione della città da parte di Romolo. I libri secondo e terzo erano dedicati alle origini delle diverse città e popolazioni dell'Italia. Catone mette notizie di carattere etnografico, quindi ci parla di usi e costumi delle diverse popolazioni, ma anche notizie di carattere geografico, con descrizione dell'ambiente, della fauna e della flora delle diverse zone. Nella trattazione geografica Catone aggiunse anche notizie curiose e straordinarie. I libri dal quarto al settimo erano invece dedicati alla storia romana più recente, dalle guerre puniche fino al 151 a.C., quindi alle vicende contemporanee a Catone. Le fonti che Catone usò per scrivere quest'opera sono l'opera di Fabio Pittore per quanto riguarda la storia arcaica di Roma e quelle della storiografia ellenistica per le altre città. Poi, da Aristotele e dallo storico greco Polibio, sembra derivata la distinzione di 3 tipi di costituzione politica, e cioè monarchia, aristocrazia e democrazia, che nelle Origines è utilizzata a proposito del governo di Cartagine. Per la storia recente, invece, Catone si avvalse ovviamente della propria esperienza diretta ed inserì nell'opera anche i testi di alcune sue orazioni. Per quel che riguarda il registro stilistico della prosa delle Origines, Catone utilizza uno stile elevato e retoricamente elaborato, come anche nelle orazioni.